Se è vero che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale bisognava intervenire per colmare un vuoto normativo, è altrettanto vero che lo si doveva fare nel rispetto di quanti ci chiedevano di non abbassare la guardia. Vale la pena comunque ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale, che ha bocciato la cosiddetta legge Fini-Giovanardi in materia di stupefacenti, è basata sull'accertamento di un vizio meramente procedurale della citata legge, non entrando assolutamente nel merito della stessa. E il vizio procedurale è dovuto all'assenza di omogeneità, intervenendo quindi la sentenza non già sull'illegittimità sostanziale delle norme oggetto della pronuncia. Norme che avete modificato profondamente senza motivo, allora. Voi licenziate questo brutto provvedimento e vi lasciate informare nel legiferare ancora una volta, da dannose ideologie che hanno come obiettivo la disgregazione e la disarticolazione della comunità sana, e ne minate la sicurezza e la pace sociale. E se la schizofrenia di questo governo è palese, perché non si può un giorno annunciare la volontà di introdurre il reato di omicidio stradale e il giorno dopo, per chi uccide guidando sotto l'effetto di stupefacenti, e il giorno appresso depenalizzare lo spaccio di droga, di fatto agevolandone la vendita e il consumo. Schizofrenia che trova giustificazione solo se consideriamo questo provvedimento un omaggio a chi invece punta alla liberalizzazione delle droghe. E dunque, come dicevo, se la schizofrenia governativa è palese, non trova giustificazione alcuna non aver voluto ascoltare gli appelli che ci sono arrivati dalle comunità terapeutiche, dal mondo scientifico e dalle forze dell'ordine. E così, a chi ci metteva in guardia, ricordandoci che non esistono droghe leggere e droghe pesanti, distinzione, vale la pena ricordare, coniata in ambito giornalistico e non frutto di valutazioni di carattere scientifico. A chi sottolineava che non esiste e non può esistere un diritto a drogarsi e che al contrario deve esistere e deve essere tutelato il diritto a non drogarsi, a chi giustamente ci faceva notare che i termini leggera e pesante riferiti alle droghe, così come oggi sono intesi, fanno riferimento unicamente alla capacità di una sostanza di provocare dipendenza e non alla sua tossicità intrinseca, ovvero alla potenzialità che una sostanza ha di provocare danni alla salute e che quindi la scienza e la tossicologia non hanno mai operato una differenza tra droghe leggere e droghe pesanti. A chi ci diceva di prestare attenzione nel legiferare, perché oggi esistono prove scientifiche che la cannabis non può essere considerata una droga leggera, anche per il rapporto che ha dimostrato avere, spesso in associazione con l'alcol, nell'agevolare l'accesso precoce e progressivo verso sostanze più pesanti e più pericolose, quali la cocaina e l'eroina. E la differenza fra droghe leggere e pesanti non esiste se prendiamo in considerazione anche il solo uso di cannabis per i danni alla salute che può causare e per il quale è stata rilevata una stretta associazione con lo sviluppo di sintomi psicotici, uso che può innescare un disturbo psicotico vero e proprio. È stato osservato, ci diceva in audizione la Società Italiana di Psichiatria, che gli effetti potenzialmente più dannosi della cannabis si determinano nella prima adolescenza e in relazione alle sempre più frequenti condizioni di poliabuso, tipiche della popolazione giovanile. Rilevante, ci dicevano, è l'associazione cannabis-alcol molto diffusa fra i giovani. Ed ancora, la cospicua riduzione della pena, ci avvertivano, che il ripristino della cosiddetta Iervolino Vassalli per i reati aventi ad oggetto i derivati della cannabis rispetto alle sanzioni che erano previste dalla cosiddetta Fini Giovanardi, reclusione da 2 a 6 anni in luogo della pena della reclusione da 6 a 20 anni, avrà quale effetto di indurre, in considerazione della posizione geografica dell'Italia, situata in prossimità di 2 paesi ove avviene la maggior produzione illecita mondiale della cannabis, Marocco per l'hashish e Albania per la marijuana, ad indurre i trafficanti ad identificare il nostro paese, come avviene già per la Spagna, in un luogo di transito, oltre che consumo dell'hashish e della marijuana, diretti verso il resto dell'Europa continentale. Questo è l'appello del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, che chiedeva,
inoltre di non depotenziare la risposta sanzionatoria dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, in quanto rappresentava un valido mezzo per colpire duramente una delle attività illecite attraverso cui le mafie esprimono plasticamente il proprio potenziale criminale. A questi accorati legittimi appelli di chi con il fenomeno dello spaccio e della dipendenza e dei suoi effetti collaterali si misura ogni giorno, questo governo schizofrenico che ha affidato al volto serafico, angelico e rassicurante del ministro Boschi la comunicazione all'Aula della posizione della questione di fiducia risponde con una depenalizzazione dello spaccio di droga, agevolando quello di cannabis e dei suoi derivati, che sono all'origine di molti omicidi stradali. E lo ricordiamo al signor Renzi, Presidente del Consiglio per diritto conferitogli dal Presidente della Repubblica, ma che non lo è per voto popolare, l'unico che può investire legittimamente chi si appresta a governare un Paese. Un Paese, il nostro, ormai in balia delle sirene di chi sostiene che se qualcuno delinque è colpa della società e il conto lo devono pagare i cittadini onesti che a quella società si rifanno. Questa è la filosofia che ha guidato il governo, che vara questo provvedimento in ossequio a quanti in quest'aula rappresentano quella filosofia. Prede della furia del tanto peggio tanto meglio, ai limiti della psicopatologia, nemica del bene e, sottolineo, nemica irriducibile del bene delle comunità sane e del loro comune sentire. Incarnazione di impulsi irrazionali, maldestramente evocati da personaggi che in una società sana sarebbero relegati al palcoscenico di qualche recita non d'avanguardia ma da retroguardia, sollecitando gli istinti più bassi che al più sarebbero oggetto dell'analisi di qualche buon psicoterapeuta e che nell'Italia, a preda della congiuntura, riesce anche a produrre una rappresentanza parlamentare, ingannando la buona fede del cittadino elettore che spera e sperava che un voto in tal senso potesse scuotere il palazzo. Ebbene, sull'altare del politicamente corretto, ancora una volta, con provvedimenti come questi, sacrificate la sicurezza delle nostre comunità. Domani uomini e donne, oneste, rivedranno passeggiare tranquillamente per le strade spacciatori per vocazione e non per necessità, come lo sono quelli di hashish, con la loro faccia arrogante e la loro protervia da criminali impuniti. Grazie ad uno Stato governato da chi riconosce il diritto alla libertà, che scivola sul piano inclinato che conduce alla licenza di poter fare tutto quello che voglio. Grazie a questo provvedimento saranno messi in libertà tutti quegli immigrati che dietro le sbarre scontano una pena per spaccio, che voi depenalizzate, e questi bipedi saranno liberi di mostrare il loro fare arrogante per le nostre strade. Finalmente, cara Presidente Boldrini, grazie a lei e alla sua filosofia, a chi davanti a lei si genuflette, non noi che stiamo dalla parte della gente per bene, della gente onesta, l'immigrato nulla facente per sbarcare il lunario potrà serenamente spacciare e uccidere i nostri ragazzi. È questa la filosofia, cattiva filosofia, alla quale si piega questo esecutivo. Noi non ci pieghiamo, noi convintamente voteremo contro questo provvedimento, contro questo brutto provvedimento, contro questo schifoso provvedimento.